Questa è la storia di come sputtanare una carriera stellare con l'indisciplina e come tutto può cambiare nell'arco di pochissimo tempo. Anthony West era la nuova icona motociclistica australiana, l'erede di Mick Doohan, e i più giovani non se lo ricorderanno, ma era più amato, popolare e veloce di Stoner agli inizi. Stoner si dilettava con le piccole 125 e lo chiamavano Rolling Stoner perché era più nel ghiaione che in pista. Mentre West era già conosciuto e apprezzato a tal punto che prima ancora di fare il suo primo podio nel moto mondiale era arrivato a correre nella categoria regina, la 500. Sotto la pioggia poi era imbattibile, Rain Man, un vero mago, rimonte folli dalle ultime posizioni per poi andare a vincere. Ma a un certo punto tutta questa magia evaporata. E per poter continuare a correre, West è dovuto scappare a ovest, molto a ovest. Più precisamente in Brasile, per sfuggire dalla giustizia sportiva. Lo so che siete molto curiosi, con calma, adesso ci arriviamo. Per capirci qualcosa di questa storia bisogna andare indietro nel tempo di 20 anni. Più precisamente nel 2003. La 500 non c'è più e Anthony West, per mancanza di fondi per correre nella classe regina, decide di partecipare alla 250. Nel frattempo Stoner è in 125. L'Australia vuole un nuovo Doohan, uno che faccia sognare, che faccia stare svegli fino a tardi per vedere le gare di moto mondiale e per saltare sul divano. Nel 2003 Anthony West vince la sua prima gara ad Assen e fa 4 podi. Anche Stoner fa 4 podi, ma la vittoria arriva all'ultima gara. In Australia non ci sono dubbi, l'eletto, il futuro Mick Doohan è West, quello della 250 che ha già corso anche con le 500 e non il ragazzino con le motorette poco interessanti. Ma dal 2004 cambia tutto. Le cose cominciano ad andare male, i risultati non arrivano più, Stoner comincia a brillare e invece West precipita. Fa un solo podio nel 2005 e poi basta fino al 2012. Nonostante l'approdo in MotoGP. La classica domanda se sia nato prima l'uovo o la gallina qui casca a pennello. E spoiler, anche qui non abbiamo una risposta certa. Sono cominciate prima le sfighe o le sregolatezze di West? Il 2004 in teoria era l'anno dove doveva lottare per vincere, ma purtroppo lo ha chiuso con 3 zeri e 2 gare saltate per infortunio a causa di un volo ruttissimo a 270 km/h nella curva 1 di Phillip Island. Io l'ho fatta e vi posso dire che non è un punto dove bisogna cadere, esattamente come il curvone di Misano. West, da buon australiano, alla fine amava 2 cose, la moto e divertirsi. Lo so che vi aspettavate la combo solita, no. Le moto e divertirsi. Non aveva trovato una sella a tempo pieno per il 2005 e un po' forse per questa situazione un po' non stabile, da lì in avanti diciamo che il divertimento fuori dalla pista è sempre stato superiore alla sua velocità. Nel frattempo, come dicevamo, era diventato un po' il pilota delle cause perse, tipo la Kawasaki in MotoGP. Ma chi se la ricorda la Verdone in MotoGP? Cioè noi ce la ricordiamo per i tempi recenti in Superbike, dove con Ria ha cannibalizzato tutto, ma ci ha provato anche in MotoGP, prima col team ufficiale e poi con un anno di Aiate e Melandri. Non so se vi ricordate, la Aiate, mamma mia, incredibile. Ecco, pensate che c'è rimasta non 1 o 2, ma ben 8 anni lasciando poche tracce. Nonostante Stoner, come dicevamo, era riuscito un attimino a mettere in ombra West, in ogni caso erano tutti e 2 in MotoGP e uno andava forte ma la lanciava sempre nel muro, e invece West più o meno anche lui, cioè, andava un po' più piano ma faceva risultato, qualche punticino qua e là, ma purtroppo, come ben sappiamo, nel 2007-2008 se finì. Si ribaltano completamente gli equilibri. West naufragava, ma comunque provava sempre a dare spettacolo, lottando come un leone anche solo per quei miseri punticini che poteva permettersi con quel cancello di Kawasaki. Stoner intanto, nello stesso momento però, con Ducati, vinceva le gare e anche i mondiali. Dal 2010 West continua un po' a vivacchiare all'interno del moto mondiale. Era di nuovo sceso dalla classe regina a quella di mezzo, che nel frattempo era diventata la celeberrima Moto 2, mandando in pensione la 250 a 2 tempi. Ma è proprio qui che cominciano i veri problemi per Anthony West, il giorno della famosa colazione saltata. Nel 2012 correva con il team degli Sheikhi del Qatar, sempre in Moto2, un po' come quei calciatori a fine carriera, tipo il buon Cristiano Ronaldo che va in Arabia a grattare un gran bel fondo del barile, insomma. Le Mans, prima del warm-up, non aveva fatto colazione. E credimi, non c'è niente di peggio dello stomaco vuoto
prima di salire in moto. Com'è, come non è, alla fine l'unica cosa che ha trovato da ingerire prima di salire in sella era questo sorta di beverone piazzato bello lì sopra il frigorifero del bilico del team, lasciata lì da chissà chi. Un pilota del mondiale non prenderebbe mai una roba buttata là, non scritto sopra niente, che non si sa cosa c'è dentro, soprattutto perché si sa, nel mondiale ti fanno i test antidoping. Ma West, si sa, era il principe della sconsideratezza e dell'eccesso. Avrebbe potuto chiamare uno del team per portargli un panino e un qualcosa dall'hospitality, ma vuoi mettere con la comodità di avere lì davanti questo beverone da seccare prima di entrare in pista? E se lo sparò tutto. E ovviamente figuratevi se poi la sfiga non ci mette del suo. Negli stessi minuti in cui tutto il pianeta sta guardando la gara più bella di Valentino Rossi in sella alla Ducati e il duello epico con Stoner, West viene sorteggiato per un test antidoping. E qualche mese dopo la FIM gli dice: guarda che in quell'esame che avevamo fatto eri positivo, ma così poco di una sostanza così non interessante che fa niente. A sto giro ti becchi solo una ammonizione. Dopo un po' però la FIM capisce che non può archiviare una positività al doping in questo modo yam e bell. Perché la WADA, che è l'agenzia antidoping mondiale che controlla un po' tutti gli sport, non l'aveva proprio presa benissimo e il caso a quel punto era diventato di dominio pubblico e fecero un sacco di articoli a riguardo. E allora sempre la FIM, la Federmoto internazionale, per evitare tutto questo cinema di problemi, gli dice: senti Anthony, facciamo così, ti cancelliamo il risultato di Le Mans e ti squalifichiamo per giusto un mesettino durante la pausa invernale. Ok? Può andare bene? Ma la WADA voleva dare un segnale forte. Vedendo questa leggerezza in una gestione di una positività, aveva già deciso di mettersi in mezzo. Fanno ricorso al TAS di Losanna, il tribunale che decide su tutte le controversie del mondo dello sport, tornata alla ribalta nei giorni nostri per la stessa identica situazione, caso Iannone, e così come nei tempi recenti, bam, 18 mesi di squalifica. A West va comunque di culo perché invece di fermarlo per un anno e mezzo gli cancellano i risultati che aveva già fatto. Una squalifica all'indietro, insomma, ha fatto un gran bel paciugo. Certo, tira il culo che ti tolgano un anno e mezzo di risultati nelle gare dove hai dato tutto te stesso. E quello che faceva più male a West era proprio l'aver perso il podio in casa sua in Australia, a Phillip Island davanti a Marc Márquez che aveva vinto il mondiale in quell'anno. Però almeno aveva salvato la carriera. Infatti gli sceicchi lo avevano tenuto e nel 2014 parkour. Ad Assen, stessa pista dell'unica vittoria del 2003, spunta West e vince. Vittoria partendo 23esimo. Cioè, non so se mi spiego, quindi ciao ciao brutti ricordi o no. Via gli anni difficili senza risultati, via la tristezza della squalifica. Bastava mettere un po' la testa a posto. Magari non sarebbe più tornato in quella situazione dove era più popolare di Stoner, come era all'inizio degli anni 2000, ma sarebbe rimasto nel cuore di tutti. Non esattamente, perché doveva essere la sua rinascita, ma ricordiamocelo, a West piaceva divertirsi, non aveva mollato gli eccessi. E così, ancora una volta, in poco tempo, tutto va a rotoli. Aveva continuato negli anni successivi a correre, spostandosi in varie situazioni, anche nel paddock superbike e successivamente nel campionato asiatico supersport. Ma, ahi noi, lo sappiamo, quando non fai più risultato, da essere pagato, inizi a pagare tu stesso. Quindi, rapidamente, i risparmi messi da parte nel periodo Kawasaki ufficiale MotoGP e successivamente come dipendente della famiglia reale del Qatar, si stavano esaurendo. Un po' per finanziare le corse, un po' per finanziare la sua vita sregolata. E quando sembrava che la sua carriera stesse per finire come una batteria che si scarica inesorabilmente, ecco i colpi di scena più incredibili. Mettetevi comodi perché nei prossimi minuti vi racconto una storia che non sembra un qualcosa di sportivo, ma più che altro un thriller, un film di spionaggio, d'azione, incredibile. Nel 2017 un mancato controllo a un motore a causa dei poteri forti orientali porta a una squalifica in Thailandia che gli fa perdere l'ennesimo campionato. E ragazzi, fa ancora più male lì perché aveva investito su quel campionato asiatico tutto quello che gli rimaneva come risparmi e che non era finito nei peggiori bar di Caracas. I'm spending all my money to try and race there, and in between those races I'm racing here in Asia, so. Dopo quell'epilogo amaro in Asia, riesce ancora una volta a rialzarsi e a fare un podio completamente insperato in Supersport.
questa volta nel mondiale, avendo oltretutto rischiato di rimanere a piedi. Infatti l'unico motore che non aveva bruciato durante le prove era di serie e aveva 10 cavalli in meno rispetto a tutta la concorrenza. Ma anche questa rinascita era costretta a durare poco. Quando sei lì che bazzichi tra un team e l'altro, una gara sì, tre no, mondiale, campionato australiano, campionato asiatico, purtroppo non riesci a dare continuità ed è una rincorsa senza fine. In ogni caso, siamo nel 2018. West ormai ha 37 anni. La fidanzata storica lo ha mollato e una nuova relazione tossica l'ha fatto finire in un turbinio di depressione e situazioni poco piacevoli, facendogli assumere sempre più alcol e facendogli conoscere persone sempre peggiori. L'alcol e le cattive frequentazioni lo fregano. Uno dei suoi nuovi amici gli scioglie della cocaina in un drink per scherzo e un controllo antidoping lo scopre per la seconda volta. Quando West lo viene a sapere, attacca il commissario Fim e cerca quasi di menarlo. Lui stesso non sapeva di aver assunto un qualcosa di fuorilegge. E giusto perché, come si dice spesso, la toppa è peggio del buco, dichiara che se ne fosse stato consapevole avrebbe in qualche modo manomesso le urine per non farsi beccare. Uno stile difensivo abbastanza particolare, oserei dire. E ragazzi, non, vi giuro, non mi sto inventando la cosa. Qui sotto vi lascio tutta la dichiarazione della WADA con i documenti vi dicendo dove proprio viene riportato tutto questo. Tornando a noi, ovviamente la difesa non regge e nonostante il suo amico si prenda tutta la colpa di aver corretto il drink, il risultato è definitivo e senza scampo. Una squalifica di 2 anni. Un'altra. Il padre a quel punto lo caccia di casa. West trova lavoro in America come camionista e visto che aveva perso tutto, ma soprattutto le corse, la cosa più importante per lui, in quei brutti momenti pensa addirittura al suicidio, come dichiarerà lui stesso in una intervista. Il mondo intorno a lui può essere una merda, ma c'è solo una cosa che vuole fare per star meglio: correre. Quindi pensa bene di utilizzare tutti i soldi guadagnati facendo il camionista per scappare in Brasile. Immagino vi starete chiedendo: perché in Brasile? Adesso ci arriviamo. Prima parte del piano: richiamare Kawasaki per avere una moto in terra brasiliana. Eh sì, qualche amicizia dei vecchi tempi sulla Verdona in MotoGP gli aveva fatto sapere che il campionato brasiliano, di 10 gare di cui 6 a Interlagos, non era campionato FIM. Significa che era organizzato da un ente indipendente e non dalla federazione internazionale che lo aveva squalificato. Quindi in questo modo proprio la squalifica poteva essere aggirata. West a quel punto investe i suoi soldi dividendosi tra viaggi in camion e gare. Diventa subito o gringo. Domina all'inizio della stagione, anche perché il rivale più credibile in quel momento era Alex Barros. Avete capito bene? Quel Alex Barros che correva con Capirossi, Valentino e compagnia bella. Ma ai giorni del buon West, di anni ne aveva più o meno 50. Per lui era il paradiso. Niente FIM, niente eventuali controlli su particolari caipirinhe bevute la sera prima. Solo una moto da corsa e 3 circuiti. Preciso. Sembra dopo tanto tempo aver ritrovato la pace il nostro West. E invece, la FIM, venendo a conoscenza di tutto questo, non rimane lì con le mani in mano. Interviene appioppandogli altri 6 mesi di squalifica in aggiunta a quella precedente per non averla rispettata. Però questo non bastava a fermare West in un campionato che non era organizzato dalla FIM. Quindi, grazie a pressione di questi ultimi su Kawasaki Giappone per non farlo correre più, alla fine, purtroppo, Kawasaki Brasile abbandona West e lo lascia a piedi. Niente più sostegno economico della casa per West vuol dire solo una cosa: che i suoi pochi soldi non bastano più. Anche se con un budget limitato aveva messo dietro Honda Brasile, che in quel campionato insomma spendeva abbastanza, cercava di essere sempre sul pezzo. E dopo Alex Barros è arrivato un pilotino niente male, che era il buon Eric Granado. Era lì, voleva vincere, aveva dimostrato che ci teneva, però purtroppo niente. Quindi il riassunto di tutto questo qual è? Che rimane a piedi, perde un altro campionato, esplode sui social e insulta tutti. Pure Marquez e Rossi, che non c'entravano nulla. Accusa Marquez di aver vinto il campionato con una centralina irregolare, Valentino di aver vinto con gomme speciali e la FIM di essere la WWE del motociclismo, cioè che organizza tutto a tavolino e di sport insomma c'è ben poco. Insomma, ha smattato. E vi dirò, ci sta.
chi è che non l'avrebbe fatto in quella situazione? E quindi a quasi 40 anni si ritrova per l'ennesima volta senza famiglia, senza amici, senza lavoro e soprattutto senza speranze di perdono da parte delle autorità del motociclismo. E non dimentichiamoci le dipendenze da alcol e tutto il resto. E da qui, come ci si ritira fuori? Esiste un rimedio a tutto questo? Sembra impossibile, ma ve l'ho detto, West ha solo una cosa che interessa: correre. E se questo necessita il fatto di fare mea culpa e chiedere scusa alla FIM e riaspettare la fine della squalifica, lui lo fa. Scuse ufficiali alla FIM per le accuse vere o non vere da lui dette e attesa dell'interminabile nuova squalifica che gli era stata combinata. Ok, il video è un pochino cringe, ma alla fine ha ottenuto quello che voleva, la tregua da parte della Federazione Internazionale. E vi immagino che state chiedendo, adesso cosa sta facendo sto povero Cristiano? Corre nel campionato Superbike, non è tra i primi, ma a lui non frega nulla. Oggi, come ai tempi, voleva solo fare una cosa, correre ed emozionarsi. Questa è l'incredibile storia di Anthony West.